Ciao a tutti amici di AVR Magazine, per la video recensione di oggi vi presentiamo un fantastico gioco. Stiamo parlando di Raiden Legacy, un shooter game molto ma molto conosciuto. È stato rivisitato naturalmente e inserito direttamente su gli iDevice. Il gioco, per chi non lo conoscesse, è una serie di missioni con degli aerei. In questo Raiden Legacy sono state racchiuse più capitoli ed è un gioco dove dovremo combattere con i nostri caccia, con armi on board al nostro aereo di default che potremo acquistare, ma naturalmente che potranno essere acquisite con le varie missioni e che ci faranno davvero divertire. Questo gioco di solito mi ha fatto sorridere perché mi ricorda un pochino la mia infanzia nelle sale giochi. Chi più o meno ha giocato a questi giochi si ricorda quanti gettoni doveva inserire. La particolarità di questo gioco appunto è che ci sono un po' più di infinite vite di quelle che avevamo direttamente quando si andava nelle sale giochi. Le andiamo a vedere subito velocemente le opzioni. Abbiamo il volume di gioco, nelle opzioni di gioco abbiamo quelle che sono le varie funzionalità, il touch, i comandi, la lingua, il tasto del turbo e il indietro per ritornare a quelli che sono tutte le impostazioni. Potremo naturalmente cambiare le impostazioni e video e in tutto in landscape e non in frontscape. Torniamo indietro e andiamo a vedere subito una missione. Come vedete anche nella grafica ha il suo stile retro, però vi devo dire è un gioco che reputo fantastico. Ci sono le varie mission, quindi la modalità arcade, la modalità missione e la modalità addestramento, e poi potremo scegliere il livello di difficoltà. Andiamo nell'arcade in modo tale da farvi vedere subito il gameplay. Se vi ricordate le scelte che si effettuavano allora sono anche le stesse in questo gioco. Vedete, è proprio un gioco vecchio stile, però che non ha mai perso il suo fascino. Quindi potremmo andare a scegliere quello che è il nostro caccia e avremo tutte le sue funzionalità, quindi il suo punteggio per vedere se è un aereo potente o meno potente, se ha gettato meno per quanto riguarda i missili, eccetera. Il gioco, come vedete, è molto ma molto veloce e con l'andare avanti naturalmente riceveremo gli armamenti direttamente dal livello stesso. Il gameplay si basa sul andare avanti e prendere comunque quante più armi possibile. A fine di ogni quadro avremo quelli che sono i cosiddetti mostri, quindi ci saranno ad esempio dei carri armati o altre grandi strutture da rompere. Come vedete, io adesso sto andando molto ma molto a rilento per farvi vedere con calma il gameplay, però vi assicuro che è molto ma molto più veloce. Se lo mettete in hard mode, secondo me ve la divertirete tantissimo, anche perché inizia a diventare veramente impegnativo. Vedete, qui potremo utilizzare quelli che sono i vari missili e le bombe. Quindi questo è il primo, diciamo, dei cattivi del primo livello. Un gioco, come ho detto, vi ricordo l'infanzia perché ha un bel po' di anni questo gioco. Come ho detto anche precedentemente, se morite più di qualche volta non vi preoccupate, non perderete nessun gettone, vi farà continuare
con il gameplay più di qualche volta. Io credo, se non erro, ho effettuato un gameplay, nonostante sia morto, una decina di volte. Quindi un ottimo gioco che comunque ha fatto la storia degli shooter game, e continua ad essere un gioco molto molto apprezzato. Beh ragazzi, per questa video recensione è tutto. Se siete nostalgici come me di questi giochi o non avete mai giocato, vi assicuro che è un ottimo acquisto per iPhone e iPad. Beh ragazzi, per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti!